c'è un po' di sfiducia, forse, a parlare di risparmio, che va superato, perché invece il risparmio è fondamentale in ogni paese. Senza risparmio, senza crescita del risparmio, un paese si indebita, non ha possibilità di fare investimenti e quindi bisogna ridare valore al risparmio. Non è solo un compito dei risparmiatori, è un compito anche delle istituzioni, delle banche, di tutti quelli che gestiscono il risparmio. Bisogna però riportare il risparmio al centro, ricordandosi che c'è anche nella Costituzione, articolo 47, dice che la Costituzione italiana tutela il risparmio. Ci vuole più cultura finanziaria in senso lato, per esempio basterebbe un punto per cento in più sui conti correnti bancari per generare in Italia circa 20-25 miliardi di ricchezza finanziaria in più. Ecco, sono aspetti piccoli diciamo, messaggi, ma cultura finanziaria e voglia di far crescere la cultura finanziaria da parte di chi gestisce il risparmio è fondamentale, secondo me. Se pensiamo al PNRR, ai progetti sottostanti, la grande sfida potrebbe essere come indirizzare il risparmio delle famiglie a sostenere lo sviluppo di questi progetti, che sono progetti chiave, fondamentali per il Paese e quindi dovrebbero avere anche un ritorno finanziario da riconoscere agli investitori, mentre questo oggi non avviene, quindi sono progetti finanziati o da fondi europei o da fondi che raccoglie direttamente lo Stato, ma non c'è il legame con le famiglie, col cittadino. Un tempo, tutto sommato, c'era questo, c'erano le famose cartelle fondiarie tanti anni fa, quando ho iniziato io 40 anni fa in banca. No? Forse anche recuperare qualcosa del passato potrebbe essere interessante, però canalizzare il risparmio su progetti che sono chiave per lo sviluppo di un paese è un problema che oggi c'è in Italia e che andrebbe risolto. È un mondo molto complicato che cambia continuamente, velocemente, però il mondo va avanti e quindi è meglio essere fiduciosi, cavalcare il cambiamento piuttosto che subirlo.